ringrazio personalmente la vostra partecipazione così numerosa. Ma io debbo molto al presidente Emiliano Ciotti, debbo molto perché mi ha dato la possibilità di occuparmi di questo argomento dove mi sono occupato di altre vicende storiche come le giuridiche, come le foibe, come l'attentato di Rasella, come la morte di Mussolini, eccetera. Questo è molto particolare, però. Io ricordo che tra la marea di carte che mi tra la marea di carte originali del tempo che il presidente Ciotti mi ebbe a fornire per preparare quell'atto di denuncia querela. Tra la marea di carte che il presidente Ciotti mi fornì a suo tempo per preparare quell'atto di denuncia querela da presentare alla procura militare, c'era tantissimo materiale giuridico, giudiziario del tempo. Sapete, quella calligrafia fatta in un certo modo, i rapporti di allora, i carabinieri, le questure che stavano piano piano dandosi un assetto istituzionale, eccetera. Mi colpì molto, nonostante che avevo già superato abbondantemente 40 anni della mia professione di forense, mi colpì molto un episodio che io adesso mi chiedo la pazienza di chiudere per un momento gli occhi e vi racconterò questo breve episodio molto toccante. In una località proprio qui limitrofa, c'è un casale. Nel primo pomeriggio arrivano 5 marocchini, Urnier, come li chiamiamo. Caro Presidente, tu mi dici sempre, ma perché non voi continuate a tenere sempre gli occhi chiusi, però, perché è importante questo fatto. Tu mi dici sempre, ma perché, avvocato, non li facciamo arrestare? Presidente, io credo che non c'è nessun carcere italiano che voglia questa feccia umana, questi animali. Ho un profondo rispetto pure per i nostri peggiori delinquenti rispetto a questi. Bene, questa immagine è un'immagine particolare. Arrivano 5 marocchini, Burnie, mentre in questa casa, sfondano tutto, questo povero uomo, marito, felice di una giovane mamma e di una bambina. Prende il fucile, cerca di sparare e viene ammazzato immediatamente. Inizia il rituale, perché era un rito, come ha detto bene il Presidente, cioè, era un rito. C'è il rito della violenza, sessuale, dello stupro più peggiore, più forte, più particolare. Ma anche sulla bambina, però. Aveva 5 anni la bambina. Poiché piangeva, e il marocchino, per farla piangere, dà fastidio, gli sparò in faccia. Questa è l'immagine che mi colpì molto e ancora mi colpisce. E da quel momento abbiamo cercato di iniziare un percorso giudiziario mai fatto, mai successo. 75 anni di oblio, come diceva il senatore Signorelli, è una vergogna. Questo paese, che io ancora mi permetto di chiamarlo patria e mi permetto ancora più di chiamarlo nazione, lo hanno abbandonato tutti, lo abbandonato gli stessi governi che si sono succeduti nel corso degli anni dal cosiddetto dopoguerra, quando quell'Italia, che un tempo era primeggiava in Europa, diventò un paese che dopo un paese, da quel momento diventa paese, e dove diventò co-belligerante, un termine incredibile sotto il profilo anche del diritto internazionale, molto contestato tra l'altro. E a questo punto inizia l'oblio. L'Italia è particolare perché c'è avuto troppi oblii per me personalmente.
ha avuto l'oblio, cominciamo a dire, dei morti civili sull'attentato di Via Rasella, diciamo le cose come stanno, e anche a Via Rasella ha avuto oltre 25 morti, Zuccheretti, un bambino, un ragazzo di 13 anni, salta in aria. Qualcuno ce l'ha dimenticato nel corso di tanti anni, però. Lo so bene. Qualcuno ce l'ha dimenticato. La storiografia dei vincitori sui vinti, quella storiografia che sta tentando ancora di prendere quota, grazie a quella storica francese della Sorbona, che personalmente non condivido. È una storiografia ormai consolidata, vecchia, stantia, che manda cattivo odore addirittura, come se si entrasse in una vecchia soffitta e si sente la puzza. E a me personalmente, come qualcuno sosteneva, lo sosteneva il grande Bloch, uno dei più grandi storici, sosteneva che la storia deve essere vissuta quotidianamente. Non esiste la storia dei vincitori nei confronti dei vinti. La storia è una sola, non la possono fare sempre i vincitori. E questo è il primo punto. Continuando sul problema specifico, sull'argomento specifico, per 75 anni si sono tutti dimenticati, come dicevo di Via Rasella, di quei morti civili, si sono dimenticati degli italiani, dell'esodo italiano, degli infoibati, e ci hanno preso in giro quella storiografia dei vincitori, anche a me, generazioni intere di persone, che ci hanno detto le menzogne peggiori, come dissero le menzogne peggiori sulle fosse di Katyn, altra bugia storica, enorme, brutta, che sono stati incredibilmente falsi. E l'Italia, i governi italiani che si sono sempre succeduti nel corso degli anni, ha dimenticato tutto, ha cancellato, ha dovuto sacrificare il ricordo di queste povere donne con questo marchio indelebile che si sono sempre portato dietro, loro e i loro discendenti. Ha dovuto cancellare questo marchio, questo ricordo, sacrificandolo sull'altare del compromesso, il compromesso che ce lo imponevano le nazioni cosiddette vincitrici, i cosiddetti liberatori, quei ragazzotti, quei grandi baldanzosi, che lo stesso Mario Soldati, un bellissimo libro, Viaggio dall'Italia, li definisce camminano dinoccolati. E rispetto a quelli che mettevano paura con le divise nere, questi masticano solo come americani. Ma già si sapeva, qualcuno doveva immaginarlo, cosa stava succedendo, cosa era già successo a Napoli, Curcio Malaparte. E attenzione, il famoso episodio della Vergine di Napoli, scusate la mia foga oratoria, ma l'argomento è molto, mi appassiona molto. C'è un episodio, ne parla Curcio Malaparte nel libro La Pelle, incredibile, la Vergine di Napoli. C'era una ragazza in una casa in un basso napoletano, dei quartieri spagnoli. Tutti questi baldi giovanotti andavano lì, pagavano, non ricordo quanti anni lire, non mi ricordo questo, per verificare che effettivamente era vero, fosse vergine quella bambina. Ma quelli non erano marocchini, signori. Quelli erano i cosiddetti liberatori, bravo, quelli che hanno liberato l'Italia, dicono, che hanno importato la democrazia. Quelli non erano i marocchini, Murmia. Orbene, sto concludendo. Io, ripeto, ringrazio Emiliano Ciotti che ci ha dato a tutti la possibilità. Abbiamo preparato questa denuncia, querela. Pende innanzi un'indagine, è la prima volta, innanzi alla procura militare. Qualcuno sta tentando sicuramente di, non dico di insabbiare perché non credo, ormai siamo arrivati, come diceva il senatore, alla fine devono prendere atto che esiste la storia, e non è revisionismo questo, e nemmeno nazionalismo.
Questo è un rimettere insieme dei pezzi di storia dimenticati. Non è più possibile. Le nuove generazioni non possiamo permettere con le generazioni nuove noi. Assolutamente.